seconda settimana di scuola e noi siamo pronti per la DAD. Ebbene sì, miei cari ragazzi e miei care ragazze, siamo di nuovo in DAD. Ancora devo fare a letto stamattina, ma ho fatto 2 miliardi di cose. Mi sono alzata alle 7:15, ho preparato la colazione a Stefano, ho fatto 2-3 cosine, l'ho svegliato in modo che lui si è lavato, vestito, ha fatto colazione, io sono andata a fare la mia colazione al bar, lo sapete, poi sono tornata, ho portato Phoebe già a fare la passeggiata, ho pensato a Barry e adesso dovrei fare i letti e poi cominciarci a preparare per questa DAD. In realtà già la prima settimana, il giorno dopo già era arrivata la circolare per le classi in quarantena, che io ho detto ma strano, già ci stanno classi in quarantena, dico magari mi sbaglio, però siccome non ci riguardava da vicino non ho approfondito la questione. E invece ieri è arrivata questa notizia in via ufficiosa e poi la mamma in questione ha detto: mamme, guardate, insomma, sono io e il bambino, insomma, positivi lei e il figlio. Tra l'altro stanno pure male, infatti noi subito, noi mamme, la prima cosa che diciamo è: cioè, chi se ne frega, non è colpa loro ovviamente, ma come state, come non state, E insomma non stanno neanche tanto bene da quello che ho capito, infatti mi dispiace un sacco. E però vabbè, niente, adesso alle 9:15 inizia questa DAD, io potrei approfittare per andare su a finire di editare delle cose perché sto indietrissimo. Però la prima cosa che voglio fare è farmi il letto, mando online sto vlog che devo mandare da qualche giorno e poi dovrei stirare dei panni che ieri ho stirato una pila dei panni, parliamoci chiaro, c'avevo la cesta piena, quella là, che mo la vedete da laggiù. Ieri poi ho ritirato altri panni perché stava iniziando a piovere, ma approfitto quasi quasi, me li stiro subito. E adesso mi faccio il letto, questo è quanto, questa sta a giocare col sorcio. Dice sì, in realtà sto giocando col sorcio. Dovrei decidermi a mettere per aria quel ventilatore, ma la mia pigrizia di andare su da Stefano, aprire il portellone, che poi non so buona richiude, il ventilatore sta ancora là. Allora, praticamente di un'ora di lezione Stefano ha fatto 3 secondi, perché Lillo ha fatto delle cose col computer, ha cambiato sistema come si dice... avete capito, no? Vabbè, comunque il coso non vengono le parole. Il sistema operativo, e quindi l'account di Stefano non è più collegato all'account di Lillo per la Classroom. Quindi, grazie alla maestra, mi ha inviato un link a nome mio e siamo riusciti a partecipare, ma ci è voluta un'ora, perché abbiamo provato a partecipare tipo prima in videochiamata con una mamma, ma non si sentiva niente, Stefano sarebbe rimasto troppo indietro, e quindi adesso la maestra di santa pazienza, come si dice, mi ha mandato sto link, solo che il tempo che siamo entrati stavano in pausa. Ancora devo andare su a fare quello che vi avevo detto, quindi vabbè, no comment. Vuoi dire che te stai a mettere per favorire la ricrescita dei capelli, per renderli più corposi, più pieni? Questo però va usato almeno un mese consecutivamente prima di poter vedere i risultati. Questo è il secondo giorno che lo uso. Non mi piace tanto utilizzare prodotti dopo averli lavati sul capello asciutto, perché comunque vedete, poi se sporcano, no, però non so più, insomma, senza nessun prodotto sopra. Però ho anche notato che poi la mattina se li pettino dopo un po' che si sono asciugati, non unge per niente, quindi poi se insomma aiuta, ma contento. Secondo me poi la cosa più importante è fare il massaggio quando si usano questi prodotti, perché comunque quando si vuole favorire un po' la ricrescita, che dovete stimolare la circolazione. Poi una cosa che ho imparato con gli anni è quella di, sì, di nutrire, ma di pulire molto bene il bulbo, quindi sti cacchio di scrub per la cute, effettivamente, se ci pensate bene, sono geniali, perché comunque la cute deve essere pulita pure dai residui di sebo, no? Anche chi ha i capelli secchi può avere comunque dei piccoli residui sebacei. Sentirete i bambini di sottofondo, raga, ma non ho chiuso il microfono, che stanno in pausa. Però poi quando c'è la pausa stanno sempre tutti lì a chiacchierare, infatti le maestre si arrabbiano perché devono staccare dal PC, se no è inutile che gli fanno fare pause. Purtroppo sono costretti, ogni 20 minuti, mezz'ora devono fare una piccola pausa, anche se sono 5-10 minuti. Io nel frattempo sto cavando 5 kg di fagiolini, solo che in realtà sembrano fini, ma in realtà vedete sto seme balordo che c'è dentro, io non lo posso mangiare, quindi forse mi dovrò dedicare a scegliermi i fagiolini
tipo fini così. Vabbè, questo lo butto perché è vuoto, però per dirvi. Allora, eccomi pronta al PC, video caricato, nessun problema riscontrato. Mr. Grey, ottimo direi. Mazza il fiatone, ho fatto solo le scale. Allora, vediamo un po'. Avanti, questionario. Ah, ok. Oh, e dai, non in elenco. Adesso ricontrollo qualche passaggio. Faccio delle modifiche e poi mi metto a montare l'altro vlog, che è un po' più lunghetto, che mi auguro che quando avrete visto questo avrete visto già pure quello, perché, raga, sono satura, fino qua sono satura. Sapete che vuol dire satura? Sono satura. E dopo 3 ore di editing, eccomi qua. Sfrantumated. Allora, 4, e ora mi voglio fare trattamenti corpo, bendaggi anticellulite. Avevo già provato la linea drenante, mi ero trovata già bene. Questi anticellulite, ragazzi, già dalle prime applicazioni la pelle migliora un botto. Però sto scaldando la pentola dell'acqua perché non fa freddo. Però non mi va di... Sapete, sto in quei periodi che non mi va di sentirmi il friccicore. Allora li metto un attimo questa nell'acqua calda, giusto per stipidirla, e poi vado. E devo stare 50 minuti, poi più ci sto e meglio è, quindi mi sa che mi sparo... Allora, ieri ho finito Lucifer. Ho finito anche tutta la seconda stagione di You. E sto aspettando... scusate, intanto cerco luce. Sto aspettando che esca la terza, il... 15 di ottobre, mi è piaciuta un sacco. Poi la seconda era un po' più lenta, però poi in realtà sono rimasta così, proprio pure con rumore. E quindi sono curiosa di vedere la terza stagione, perché il finale promette bene. E ho iniziato a vedere Crime Scene, come si dice scena in inglese, comunque scena del crimine, e stanno facendo tutta la stagione riguardante Elisa Lam, la ragazza cinese che è morta al Cecil Hotel, l'hotel dove succedono cose assurde, omicidi a tutto spiano. E la storia di questa ragazza mi aveva già colpito all'epoca, quando vidi il filmato sul web qualche anno fa, però non quando è successo. E quindi sto guardando tutta la stagione per vedere realmente quello che è stato e quello che è successo. Mi sta piacendo, e mi sa che mi finisco quella mentre sto sotto bendaggio. E dicevo, ieri ho finito Lucifer, sesta stagione, l'ultima, proprio l'ultima finale, finito Lucifer. Ve l'ho messo anche su Instagram, ma non ho visto quello che pensate. Mi sa che mo lo vedo in diretta con voi, perché sinceramente io sul finale sono rimasta male. Cioè, nel senso, c'è stava pure che finiva non voglio spoilerare, diciamo in alcuni di quei modi, ma non mi è piaciuto proprio come è finito, ragazzi. State sempre sulla cassa dell'olio, quindi c'è il pippetto e state storte. Voglio vedere voi che cosa ne pensate. Vi ho chiesto di non fare spoiler sui commenti, quindi vediamo un attimo che cosa esce fuori. Commentate poco ultimamente su Instagram, a me piace tanto. 24 commenti. Maria Chisena mi dice: mai visto Amoretto, Maria, non mi puoi casca su Lucifer, anche perché lui merita, cioè, capisci, no? Pink Mon Amour, a me è piaciuto tantissimo questo finale, ho trovato l'ultima stagione proprio fica. Sì, fica sì, ma il finale ci sta. Ragazzi, tappatevi un attimo le orecchie, faccio un secondo di spoiler, poi quando vi faccio così ho finito lo spoiler. Non ci sta il fatto che, primo, almeno per quando dovevano fare lei vecchia, almeno potevano truccare la persona originale, invece di prendere proprio un'altra persona, potevano invecchiare lei, perché col trucco, ragazzi, può fare. Seconda cosa che non mi è piaciuta è il fatto che questi hanno, cioè, fatto 6 stagioni per stare insieme, cioè Dio può tornare sulla terra e il diavolo no, e l'hanno proprio separati nel momento più bello della nascita di una bambina, che potevano stare insieme. Cioè, questa ha vissuto tutti gli ultimi anni della vecchiaia da sola, in poche parole, per poi ritrovarsi con lui dopo che è morta. E un'altra cosa che non ci azzecca un cacchio è che tutti sono morti,
e sono rimasti come erano quando sono morti, lei è morta da vecchia e è tornata giovane per far finale per sta insieme. Cioè, se è morta da vecchia, doveva andare in paradiso da vecchia, paradiso o quello che è, insomma. Quindi, non lo so, ci stanno tante cose, cioè proprio mi ha lasciato con l'amarezza di sì, alla fine si sono ritrovati, è giusto che è finito, che loro sono invecchiati, cioè lei è invecchiata ovviamente, però forse finivo un cioè preferivo un finale del tipo che non mi facesse, perché ovviamente poi lei sarebbe invecchiata e lui no, quindi secondo me per questo hanno scelto sto finale, però forse preferivo un finale del tipo che facevano vedere loro che comunque erano diventati una famiglia e finiva lì, stop. Un po' forse come hanno fatto con Damon e Elena, pure lì un po' sono rimasta, boh vabbè, fine spoiler, quindi sono rimasta un po' con sto amaro in bocca, che sono molto romantica, vabbè. Martina Caccia, sinceramente spero che con quel finale possa esserci un qualche genere di continuo, no, se hai visto, se l'hai visto non ci può essere il continuo. Barbara dice, sincero, mi è sembrato un finale forzato senza logica. Cioè, nel senso sì, ci stava, però, boh. Roga Fra lo promuove a pieni voti. Adas dice ni. Pat DC a me sì, piuttosto di altre serie senza una conclusione plausibile. Maria Catena, un finale bello ma frettoloso. Brava. 74 mamma dice delusione totale. Sì, io non voglio dire che sono delusa, però sono andata a dormire con quell'amaro in bocca che sono rimasta un po' così, come per di 6 anni, 6 stagioni, poi è stata ripresa in mano da Netflix, e quindi mi immaginavo che potessero in qualche modo farla finire un po', non lo so, per noi spettatori un po' più nostalgici, non lo so, non mi è piaciuta, non mi è piaciuto il finale. Allora, eccomi sotto bendaggio anticellulite, mi sta a friccicorà tutto, mi piace la sensazione di che si sente con quello anticellulite, perché si sente il calore, quindi mi sembra proprio che stia lavorando. E io per la prima volta li ho scaldati, come vi ho fatto vedere, di solito non li scaldo mai, anche in estate, però secondo me se li scaldate l'azione potrebbe essere un po' più d'urto, perché col calore il principio attivo penetra meglio. Beh, una bella sensazione, raga. Scusate, ma a me nel frattempo 2 miliardi di messaggi, perché un po'... Ah, ecco, me lo confermano, perché un po' tra la DAD, quindi con la scuola e il gruppo, un po' con la vicina che stiamo a parlare del fatto che stiamo in DAD, quindi secondo me tra un po' ci andranno a finire pure loro, perché molti fratelli stanno in classe della vicina, quindi se stiamo in DAD noi tra un po' vedrete andranno pure loro. Questo sta a mangiare, tra l'altro la vicina mia mi ha fatto il caramello salato, l'ha fatto lei. Mamma mia, raga, non potete dire quanto è buono, è una droga, è una droga. Ieri l'ho fatto sul pane tostato caldo e ci ho messo sopra sto burro, sto caramello salato, e poi tipo a mezzogiorno passaggiallo, e poi a merenda mi sono rifatta quello con sopra la banana. No vabbè raga, io ho detto senti, mi ridà la ricetta perché ci sono data fissa, infatti mo vedo l'ora di far merenda, perché mi voglio mangiare sto pane col caramello salato, sembra tipo la caramella mu però col salatino. Mamma mia raga, mi ha mannato un trip troppo buono. Infatti ieri quando mi ha dato sto barattolino come un oracolo, infatti spero che non ci arriva Lillo, se no finisce tutto lui. Gli avevano prescritto almeno 4 farmaci, degli antidepressivi. Avrà pensato che se fosse andata in viaggio da sola... Vabbè raga, cioè, questo sarebbe fantastico coi fighi sopra, perché Lillo ha comprato e non so se me vuole mandare all'ospedale, perché lo sai che i fichi non li posso mangiare, ma sa anche che sono il mio frutto preferito e non potete capire quanto soffro io che non mi posso mangiare i fichi. Poi se fossi stata proprio al top magari uno l'avrei mangiato, ma siccome questi giorni ho qualche puncicatina, io quando ho qualche piccola puncicatina evito, che in realtà secondo me è dovuta al post ciclo, però non si sa mai, ma ha dato ieri già, mo so popolato tutto. Mamma mia raga, a me questi sapori dolci, retrogusti, salati, sto in estasi. Guardate che carino, ci ha fatto pure l'etichetta, ammazza, mi scrive bene, io ho una calligrafia di cacca,
Guardate che bella calligrafia che c'ha. Io ci provo a fare tutte queste cose carine. Ma insomma. Bene, avete visto che io ho fatto merenda, erano le 6 e mea culpa, io non mi sono accorta che erano le 6, altrimenti avrei resistito, anche se in realtà c'avevo i crampi allo stomaco, perché oggi avevo mangiato una manzotin con l'insalata, però la manzotin era la scatola grande, vi dirò che ho fatto pure un po' fatica a mangiarla, con qualche grissino, e però adesso c'avevo fame, il tempo che finisco di far merenda mi chiama Lillo e dice sto staccando adesso, tempo che arrivo ci vorrà un'oretta, dico ma vuoi cena subito? Quindi ovviamente dice sì, mangiamo subito. Poi mi ha pure detto vabbè se tu hai fatto merenda adesso non ti preoccupare, aspetto più tardi, però cioè quello se sta a morire di fame, da stamattina alle 5 che sta in piedi, alle 6 già stava fuori casa perché vi ho detto sta lavorando a Nettuno e quindi sto apparecchiando, ma io in realtà credo che non mangerò, cioè nel senso ho mangiato proprio adesso due fette di pane con sto cavolo di caramello, a saperlo ne avrei mangiata una sola. Poi vi posso dire la mia, oggi sono stanca. Cos'è perché ha visto le fatte le feste? Perché ha visto che sono venuta qua. Eccola. Eccola. Buona che te rompi tutta. Quanto è buono mio marito. Più guardo e più penso che è proprio buono. Guarda questa. Dice oddio, poi ho fatto le feste, mi fa bagnare. Sono le 6:30 in tutto questo, non è chissà che ora è. Allora, qui c'è il broccolo per l'essa, qui c'è la padella perché voglio qualche ritratto di pollo per domani per Lillo e qui ho fatto, in realtà andrebbero fatti con i fagioli a corallo. Siccome non ce l'avevo, siccome devo farli sempre allo stesso modo, scusate ma si lo so, rega c'è la cappa, ecco, scusate. L'ho fatti così, tipo a corallo ma con i fagiolini. Sono le 6:30, non sei in casa di riposo. No, Fibbi, perché sennò poi dopo tu da 2-3 ore c'hai fame di nuovo e vomiti di notte. E dici, oddio, ma io sento un profumino che è. Pure a te do levati i fagioli. Oh, senza pomodoro però. Che cazzata. Ma stordito, gli accendo una mappa. Guarda che dentro al... Ma c'è un petto di pollo scaduto da buttare. Buttato. Ah bravo, l'hai buttato. Mamma mia, Chicco, ma chi sei? Anche ieri avevo che mi ero scordato. Ma chi sei, Chicco? E che c'è nel congelatore allora? No, ho congelato il guanciale. C'è del guanciale confezionato, l'ho congelato. Ah bravo, l'hai comprato? Ieri me lo sono scordato. Senti, richiudi tutto, amo, sto a fare il broccolo. È vero che non arriva, però... Dove va? E che è? Ma per Stefano che sta su dici? Mio marito me lo l'ha battezzato, lo dico io. Mio marito mi tratta male. Sì, pure. No, purello, perché sta a tagliare il petto di pollo, non me li lavo le mani, e io ho fatto tipo gli involtini per Stefano, vedete, col pollo, e ho fatto una fettina condita con olio, sale, pepe, ci ho messo dentro il bacon e poi arrotolo a involtino e li richiudo di nuovo col bacon. Allora mi ha detto, e no che cavolo, così allora me lo mangio pure io. Amore mio. Perché sapete che Stefano un po' è come me, non gli piace il petto di pollo e io cerco mille modi, mille uno modi per potergli fare il petto di pollo di suo gradimento. Però siccome sto rompipasto e sto sempre a dieta, okay. Lo so, ma che ne so, tu stai sempre a dieta, poi sai che io abbondo un po' con i condimenti, allora...
Mamma mia. Vabbè, quanti ne faccio? Qui un'altra fettina. Tu lo vuoi? No, io non lo... Boh, se ne mangio ne mangio uno, perché ti ho detto, mi hai chiamato che avevo fatto merenda. Lo sai che me mangio? Siamo con le luci spente, guarda la luce. Possiamo anche mangiare più tardi, eh? No, dai, perché voglio andare a letto presto, capito? No? Aspetta un attimo, perché sto tipo in deficit. Ecco. In deficit mentale, perché non mi ricordo mai che cacchio devo fare. No! Ogni tanto sto in deficit, non lo so, tipo il mio cervello va in tilt, a un certo punto tipo lavora, vi immaginate 2 miliardi di rotelle degli ingranaggi, che a un certo punto c'è qualcosa che si inceppa. Ok. Ok. Dai, scortichi. Oh, ah no, il pepazzo. Il pepazzo. Io e te, da quando sono rimasta incinta, siamo diventati tutt'uno. Mamma mia, se ci penso, mi dà fastidio pure solo se mia madre solo metteva tipo dall'altra parte del tavolo, cominciava a stare un dì come una matta, ti ricordi? Facevo ma! Invece, una volta rimasta incinta. Cosa? Buono blocco. Amore, ho fatti per te perché anche io ne posso mangiare. Non voglio morire. No. Poi fatti così, appena scolati sono buoni, sì. Ok. Senti, però adesso, visto che tu sei tanto carino, tutto caruccio, no? Mi dici dove li cuocio? Perché comunque la padella forse non basta per tutti, vero amore? Oddio Pippi, io ti amo tanto. Però sto pianto. Sto pianto continuo ti entra proprio nel cervelletto. Ok. Un bel involtinazzo. Ecco, non mi piace tanto fare gli involtini col pollo, perché c'è sempre il terrore che non mi si cuoce, col fatto che viene fatto spesso. Niente. Ciao. Ma vi ricordate quegli involtini favolosi che mi erano venuti in mente da fare tipo su Instagram un pomeriggio? Mi erano venuti da paura, mi ricordo manco come avevo cucinati. Eccolo qua. Questo è fatto, non so se metteci un altro po' di pepazzo sopra, forse sì. Mi dici quale padella vi cuocio, però mossi così? Per favore? Senti, accendi questa luce, per favore. Ti fa mettere la carne. Che luce vuoi? No, no, se ti ho detto questa, no, questa. Andagliete, io ho detto quella, lui, ma accende quella che non deve accendere, cioè proprio. Mi accendi la luce della zona cucina. Mi accendi la luce della zona cucina, per favore. Grazie mille. E tu pensi che lì c'entrano? No. Se perché no? Sono cinque sì, pochini. Sì, c'entrano, c'entrano. Vero? C'entrano. Oh, Gerber! Oh, che numero! Ma sai che secondo me stanno un po' invecchiavole loro, loro ogni tanto barcollano. Fanno bisogno della 104. Ma loro, no tu! Poco olio, perché sennò fa un pudio. Allora, quest'anno faccio... Si può dire? Lo sanno! 46 anni, quindi voglio un bel regalo. Ma te chi da me? In generale. 46 anni è un bel regalo. Io ce l'avrei in mente che cosa regalarti, ma tutto dipende sempre da sto Covid. Da un bel action tandem. No, ho pensato qualche altra cosa io. No, non te mando. No. Dopo il action tandem. No. Senti, mettimi questi in frig. Hai allora. Visto che bella cosa di Pingu? Che? Facebook. E chi c'è stato su Facebook? Sì, abbiamo una messa in viaggio. Io? Ma sei sicuro di quello? Quando era piccolino. Quello con le palline? No. No. No, non ce l'ho. Oggi non si diceva proprio. Ma poi già c'è sto mai su Facebook. Oggi proprio con lui in dad ha usato il mio telefono perché il computer non funziona, anzi dopo la controlliamo sta cosa. Non c'è più l'account suo. Ah, una ragazza mi ha chiesto Silvia, ma parlo con loro, non parlo con te. Scusate, ci sta sempre il coso. Ma come fai con la gelosia, con tuo marito che è super sexy, c'ha un fisico da paura? Raga, come faccio? Faccio che se vedo uno sguardo bene, se ne vedo due già me rode, al terzo te corco. E questo succede. Buongiorno signora, sono una fucista. Pam, pam! Oh. Sì, allora fermate perché sennò tocca fare altre sedute di fisioterapia. Oh, a me guarda che Luca mi ha scrocchiato tutto, guarda come l'ha tutto bene. Fermati.
Comunque quando c'è mio marito io mi ringalluzzisco, cioè vedete, già ho cambiato, vedete? Già ho cambiato umore. Allora, ma se io questi li chiudo? Li chiudo, tanti che ti dico, li chiudo. Un attimo, sì, perché quando parlo con loro la devo spegnere, perché se no non mi sentono. Perché oltre che traballanti mi stanno diventando pure sorde. Capito? Allora, siccome io dico sempre che io sono una vecchia babucca, loro sono le mie vecchie babucche, noi siamo il gruppo babucche. Dovrei cambiare il nome del canale da Miss Gerberina a Babucche Vlog, o i vlog delle babucche. Carino? Circolo pensionato. Certe volte mi viene la risata di mia sorella che fa così. Senti, come l'hai spento tu? L'ho spento normale, boh, esci, spegni. Hai tante volte la spina? Sì. Ho staccato la spina la prima volta per... acceso? No, l'ho... non pensavo che era acceso, io l'ho staccato da lì pensando che fosse spento. Perché la pista, ma io non lo so. Ti prendo il biglietto e ti dico, no, non lo lasci fare. No. Tu... non toccare il PC. No, ma io non lo so. Perché se... allora, siccome c'è la rischia che non va bene, se tu mi stacchi l'alimentazione così, poi fatti quello che vuoi fare. Io ieri lascio la telecamera accesa, se mi strilli vedono tutto. Io ho staccato il computer stamattina, ma non pensavo che tu l'avessi lasciato acceso. Pensavo allora, che tu l'avessi... Allora, io ho detto, ieri sera di tutto, non toccare il mio PC. Ma se Stefano deve fare la DAD, come la fa? Cioè, lui sta litigando con me se pettina. Facciamo questi che sono più piccoli. Wow, you can really dance. Ci metto un po' di sughetto. Bambine. Sì amore, però se tu guardi l'ultimo post è del 20, l'ultimo post è del 20 di aprile, invece la maestra oggi ha caricato anche i compiti. Bambine curiosi. Sì amore, ti sto dicendo, se tu guardi bene, l'ultimo post che ha messo la maestra risale al 20 di aprile, i cosi che ha fatto oggi non ci sono, quindi vuol dire che la pagina non è aggiornata e non va bene. Tieni. Quindi non è... Bambine. Sì, è quella, Stefano, Lillo. Ecco qui la nostra cenetta. Mi dai la buonanotte? Che buonanotte. Non ti vedo, affacciati. Non vedo la borraccia che bevo con i cammelli. Ma quando? La notte? Perché di giorno non vedi mai. Buonanotte. Notte, patatino. Dormi bene. Ciao, cuore. Ciao. Tira un altro. Più vicino. E buttate sotto.